se no l'esercizio finirà qua. Ok. Adesso, però, voglio estendere un attimo il discorso. Noi diciamo di allora, se vi ricordate che cos'era la serie di Fourier? Noi abbiamo una successione, per esempio, abbiamo la successione E alla I n x. Allora, questa che cos'è? Non è altro che quello che si chiama un sistema ortonormale completo in L2 di meno pi greco pi greco. Qua in L2 di meno pi greco ha esponenti complessi, ha valori complessi. E scusate, qua n appartiene a z, non appartiene, è la successione di lati. Oppure devo prendere le due successioni, 1 seno di mx, devo prendere successioni seno di mx n appartiene a n e coseno di nx n appartiene a n unito 0, e l'unione di queste due successioni era un sistema ortonormale completo. Questo lo posso vedere anche nelle due di meno pi greco pi greco a valore di n. Ok? Allora, come se io ho uno spazio V normale e ho V con N contenuto in V, che vuol dire ortonormato completo? Vuol dire che, diciamo, io ho lo spazio delle combinazioni lineari finite, cioè quindi ho l'insieme delle somme per H che va da, allora questo supponiamo che sia in N, da 1 fino a K di lambda H V con H, questa è N, al variare di K appartenente a N e lambda 1 lambda H appartenente a, al campo K, cioè questo potrebbe essere sui reali o sui complessi, ok? Non è, non è. Allora, questo spazio qui lo chiamiamo V doppio. Questo è uno spazio vettoriale. Lo spazio, se tu fai la somma di due combinazioni lineari di vettori di quelli là, sono ancora la combinazione lineare finita di quelli là. Chi sarebbero le combinazioni lineari finite nel caso di seno e coseno? Supponiamo che non è. Okay? Allora, dire che questo sistema ortonormale completo significa che la chiusura di V doppio in questa norma non fa altro che V, cioè vuol dire che tu riesci a approssimare ogni elemento di V con un limite di queste somme, ok? Che sarebbe lo sviluppo in zero, limite delle somme finite con lo sviluppo in zero. Qual è l'approssimazione migliore? In questo caso qual è lo sviluppo in zero? Se vi ricordate il discorso della proiezione, se io fisso un k e voglio trovare un'approssimazione migliore quando h va da 1 fino a k, mi viene che la proiezione, allora chiamo, allora fatemi cambiare un attimo la notazione, chiamo un doppio k questo, e poi scrivo che un doppio è l'unione per k che va da 1 a infinito di un doppio k e V doppio vale V, la proiezione su V doppio K di un elemento F di V, lo chiamo F perché in genere quasi si parla di spazi di funzione. Allora chi è?
è la somma per h che va, qua partivamo da 1, quindi va da 1 a k, di f, allora i v con h li prendo anche diciamo a 2 a 2 ortogonali, ok? Allora qua devo fare f scalare o irmidiano a seconda se stiamo più reali sui complessi, questi per analogia si chiamano coefficienti di Fourier. Cioè questo discorso è tutto generale. Allora, se vale questo, se vale questa condizione, che succede? Che in norma, quando k tende a infinito, questo a chi tende? Tende a f. Cioè quando mando k a infinito, la proiezione tende a f, cioè tende a ricostruire tutto f. E chi sarà f? Sarà uguale alla somma per h che va da 1 a infinito di f uguale. Ripeto, questo vale quando questo sistema è un sistema ortogonale e completo. Normale non serve, normale sarebbe che questo qua c'è norma 1, ma anche se la lunghezza di V con H non è 1. Che è esattamente quello che fa quando fa la serie Fourier. Però questo discorso non è limitato alla serie di Fourier. Si può fare dove ci pare, basta avere un sistema ortogonale completo. Allora, quello che sappiamo noi che 1 coseno di x, coseno di 2x, coseno di x, coseno di 2x, oppure i alla i n x costituisce un sistema ortogonale normale, in questo caso è anche ortonormale, insomma deve essere diviso per tutti, hanno tutti la stessa norma, là non hanno tutti la stessa norma perché uno aveva la norma diversa dagli altri, no, sistema ortogonale completo in L2 di meno pi greco, l'avevamo pure dimostrato. Però pensiamo a un caso più elementare, pensiamo a, per esempio, se io voglio l'intervallo meno 1, 1 allora chi è la successione che io voglio? Voglio la successione x alla k per k appartenente a n unito 0, cioè le funzioni sono 1, x, x quadro, x cubo Allora, queste qua, chi sono le combinazioni lineari finite di questi elementi? Allora, il suo discorso lo potrei fare su qualunque intervallo ordine, eh? Lo faccio su meno 1, 1 perché mi porterà a quelli che si chiameranno i polinomi di Chebyshov. La pronuncia corretta dovrebbe essere Chebyshov. Almeno, secondo mia moglie che è russa. Chi sono le combinazioni lineari finite di queste funzioni qua? Come si chiama? Poli? Poli no, se mi fermo a k sarà un polinomio di grado grande. Quindi la prima domanda è: i polinomi sono un sistema ortogonale completo in L2 di meno 1, 1? Là non è importante se è chiuso, perché tanto siamo la via. Però la risposta è sì, perché i polinomi convergono
sono densi nella norma uniforme nelle funzioni continue, le funzioni continue sono densi nelle due, e quindi in norma delle due. Se diciamo la densità in norma infinita implica anche la densità in norma delle due, quindi sta così. Però questo qua, questo discorso lo vediamo domani, non voglio perdere tempo perché oggi devo andare in un po' prima. Ok, allora che devo fare? Il problema è che questi polinomi non sono ortogonali. Noi qual è il prodotto che vogliamo trovare, che vogliamo utilizzare? Il normale prodotto scalare delle due. Quindi 1 va bene, poi x, questi due sono ortogonali? Certo, perché quando faccio integrale di x per 1 fa integrale di x tra meno 1 e 1, questo intervallo simmetrico, e quindi mi viene 0. Però quando faccio x quadro, ho attenzione che x quadro per x mi fa x cubo, l'integrale di x cubo fa 0. Però l'integrale, allora andiamo a vedere, x quadro 1 quanto fa? Fa l'integrale tra meno 1 e 1 di x quadro in dx, che fa 2 terzi. 1, 1 quanto fa? Questo integrale fa l'integrale tra meno 1 e 1 di 1, che fa 2. Quindi qua quanto ci devo mettere? Ci devo mettere x quadro meno un terzo. Quindi così quando vado a fare x quadro 1 fa 2 terzi, 1 un terzo fa 2 terzi, la differenza fa 0. E quando vado a fare quindi questi primi tre polinomi sono tra di loro ortogonali. Andiamo a vedere il quadro. Quindi quarto quanto sarà? Sarà x cubo, che ci devo mettere più una certa costante per x. Perché? Allora, capite bene che qua, se qua uso polinomi pari nelle posizioni pari, polinomi dispari, è chiaro che quando vado a fare i prodotti scalari, diciamo, di un polinomio pari con un polinomio dispari verrà 0, perché un polinomio dispari intervallo simmetrico verrà 0. Ma quindi qua cosa devo fare? Questo è un polinomio dispari, l'unico altro polinomio dispari che c'è qua è x, e quindi io devo tenere conto di quanto viene questo prodotto scalare, perché non verrà 0, quindi ci mette x in maniera da annullare, per 0. Quindi se io vado a fare x cubo x, questo fa l'integrale tra meno 1 e 1 di x alla 4 di x, che fa 2 quinti. Xx fa l'integrale tra meno 1 e 1 di x quadro in dx, l'abbiamo fatto prima, fa 2 terzi. Il rapporto fa 3 quinti. Quindi qua ci devo mettere meno 3 quinti x. Ok? E adesso devo continuare. Ok? Se voglio continuare, qua mi devo trovare qualche relazione per ricorrenza.
Allora, intanto scriviamo qual è il risultato, così non me lo ricordo a memoria. Allora, questi qua in realtà vabbè, facciamo prima di caso. Comunque, il punto qual è? Allora, qui io posso procedere per ricorrenza. Troverò una formula che mi darà ogni volta, mi ortogonizzi con i nomi rispetto a quelli precedenti. Va bene? Quindi ciò la successione di polinomi ortogonali. Ora questa successione genera tutti i polinomi come primi, perché è chiaro che qua posso generare, se mi fermo qua ad esempio, posso generare tutti i polinomi fino a x cubo, no? Questo non è altro che x cubo meno una combinazione lineare di prima. Quindi questi polinomi sono tutti indipendenti, perché vedete qua è di grado 0, questo è di grado 1, questo è di grado 2, questo è di grado 3. Hanno tutti un 1 al coefficiente di termini di grado massimo, che non potete, cioè questo polinomio non lo potete annullare facendo una combinazione lineare di questi, perché una combinazione lineare di questi cioè non lo potete ottenere facendo una combinazione lineare di questi, cioè una combinazione lineare di questi di grado 2. Okay? Sono esattamente quanti erano prima e quindi sono una base dello spazio di polinomi fino al grado 0 fino a qua, 1 fino a qua, 2 fino a qua, 3 fino a qua e così via. Va bene? Ora, poi verranno ortogonalizzati, dobbiamo soltanto scrivere la forma in generale, e questi qua sono, perché sono densi? Allora, ripeto l'argomento nel dettaglio. Allora, primo, data F appartenente a C0 di meno 1, 1, chiamiamola G, esiste una successione Pn di polinomi tale che Pn tende a G di norma infinita. Staccate un attimo. Ok, dicevo, e data una funzione continua esiste una successione di polinomi che converge a G uniformemente, cioè nella norma infinita, la norma del massimo, se vi ricordate. E questo qua è un risultato che si può generare, noi lo dimostreremo tramite il teorema di Bernstein. Il secondo punto è che possiamo anche dirlo così, esiste P, diciamo, data G ed epsilon maggiore di 0, esiste un polinomio P di X tale che la norma
G meno P norma infinito è minore di epsilon. La stessa cosa. Dire quello, dire questo, è equivalente. Questo polinomio. 2, data F appartenente a L2, meno 1, 1, ripeto, quando metto L2, dire che è aperto o chiuso l'intervallo non ha nessun significato. Nessuna rilevanza per me. Esiste, diciamo, ed epsilon maggiore di 0, esiste G continua in meno 1, 1, possiamo fare pure continua in meno 1, 1 chiuso, portare che la norma di F meno G in L2 però stavolta è meno di F. Okay. Oh, questo risultato l'abbiamo detto tante volte, non, in realtà non l'abbiamo dimostrato, ma si può dimostrare senza, insomma, qualche patema d'animo c'è, ma insomma non torna. Oh, a questo punto se io faccio F meno G più G meno P, questo è F meno P di norma L2, L2 che minore uguale alla norma di F meno G di norma L2 più la norma di G meno P di norma L2, allora la prima è minore di epsilon per costruzione e la seconda è minore della norma infinito. Se voi ricordate, io prezzo, se c'è una funzione e voglio integrare questa funzione, la chiamo h di x e h di x è minore o uguale di m, se stiamo integrando da meno 1 e 1, facciamo tra a e b, h quadro di x in dx, questa è minore o uguale di m quadro per b meno a. Quindi quando vado a fare la norma di h in L2, questo è minore o uguale di m, che è la norma infinita, per la radice di b meno a. In questo caso, quindi, la norma infinita, avevamo detto che era epsilon, qua viene epsilon, b meno a è 2 per radical b. Quindi non, in ogni caso viene epsilon per uno standard. Quindi il combinato disposto di questi due risultati vi dice che noi riusciamo a approssimare ogni funzione con un polinomio in norma L2. Chiaro? Quindi quei polinomi là sono un sistema ortogonale, perché viene ortogonalizzato, e completo in L2 di meno 1. Allora domani come esercizio facciamo prima il teorema di Bessel, quello non è un esercizio, è un esercizio pure ma più difficile, che è questo risultato qua, cioè, o meglio, noi costruiamo una successione di polinomi che tende uniformemente a ogni funzione polinomio. Ed è interessante perché il teorema di Bernstein è costruttivo, questo teorema si può dimostrare anche in un altro modo non costruttivo, ma il teorema di Bernstein è costruttivo e particolarmente interessante anche dal punto di vista ingegneristico, useremo un argomento di probabilità. E poi andiamo a vedere qual è la successione di polinomi ortogonali e perché, diciamo. Oh, lo stesso discorso, io poi me lo posso riproporre su un intervallo AB, lo posso riproporre su 0 infinito, lo posso riproporre, ci metto una misura diversa, ci metto una funzione a moltiplicare prima di integrare, insomma posso fare varie cose e quindi a seconda di questo avrò varie famiglie di polinomi che sono interessanti dal punto di vista
e sono state molto studiate, diciamo, perché servono a scrivere certi sviluppi di funzioni. Quindi ogni funzione di L2, io quando me la vado a sviluppare rispetto a questi qua, otterrò uno sviluppo che non sarà la funzione là, L2 solo di meno 1, 1, no? Quindi non è L2 e periodico, però sarà sviluppata in polinomi, quindi sarà una somma in quel caso di, diciamo, un limite di una successione di polinomi sempre. Va bene, per oggi finiamo qua.